Ma non c'è niente. Poi lo Ok? papiamo, quello voglio fare io, papparlo. Sì, solo papparlo. Ma ne serve un altro po', se no che XXL su La questo. mano quella è a me. Lo vedo molto, non lo so. Cioè, tu fai in mezzo. Schifoso. Perché è schifoso? Ma poi come lo faccio a rotolare? Non si arrotola, amore, non è un rotolo. Doveva essere più grande, lo so, Ci vuole una bella ma per palla. colpa di chef Chef Scannavacciuolo Scannavacciuolo. ha scannato l'arancino, perciò. Sì, ormai l'hai mangiato, che cosa fai fare che soffri? Se era per te buttavamo tutto, amore. Quelli i curvi, no, Coni, coni. corvi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Bentrovati in un nuovo. Ti ricordi come lo dovevamo chiamare? No, Ti pare? In un nuovo cookbang. cookbang. Anzi, il primo cookbang. Preparazioni base fatte da me. Però Certo. adesso ci darà prova Chef Cannavacciuolo. Dato che molti dite che gli assomiglia, che infatti è vero, un La po' gli barba un po' più assomiglia. lunga. Sì, i capelli, il taglio di capelli, che è un onore. Certo. Ecco. Quindi Chef Cannavacciuolo finirà di preparare, indovinate cosa? Cuce un bel riso allo zafferano. Indovinate? Un arancino, ma non un arancino normale, un arancino XXL, ovviamente. Dato che il crocchettone vi è molto piaciuto, continuiamo sulla scia degli XXL e facciamo un bel arancino enorme. In primo piano vedete, ho già preparato il riso con lo zafferano, l'ho condito con il parmigiano. Io ho usato parmigiano perché non avevo pecorino, però è la stessa cosa. E ho aggiunto un uovo, però se voi avete il burro, aggiungete il burro. Un 30 grammi va benissimo. Qui c'è della mozzarella. Lo so che in Sicilia, ma anche altrove, c'è chi li fa con la mozzarella, chi li fa senza mozzarella. A noi piacciono con la mozzarella e quindi io li faccio così. Qui c'è un poco di acqua che ci servirà per cosa, chef? Per bagnare il sugo. Non lo so, voglio fare il professore. Amore, per inumidire le manine, perché altrimenti il riso si Ah, per fare appiccica alle così. mani. Qui invece c'è il ragù per il ripieno, bello riposato. Io per avercelo già pronto l'ho cotto ieri sera. E infine qui c'è della farina, sono 200 grammi, 300 ml di acqua. Perché ci serviranno farina e acqua? Non lo so, questo non... Lo Ma non c'è niente! so, amore, io prima facevo lo chef, ora ho dimenticato tutto. Certo. Per la pastella, amore, si passa prima in una pastella di farina e acqua e poi nel pangrattato Pangrattato. e poi si frigge e poi si pappa. Ok? Poi lo pappiamo, quello voglio fare io, papparlo. Sì, solo papparlo. Inizia a inumidirti le mani. Un po' di più. Io me lo mangerei pure così, ragazzi. Che Va bene, vai. devo fare? Devo prendere una palla grande? Inizia a prendere una parte di riso. Va bene? Il tubo è rosso. Il tubo è rosso, è mignon. Inizia Ma si attacca tutto, ragazzi. la schiaffina, capisci? Ma ne serve un altro po', se no che XXL su La mano questo. quella è a me. Amore, sì, ma devi farci una conchetta in mezzo, se no il ripieno non ci va. Bravo, A posto. bravo. Anche se è ancora molto piccolo sto riso. Comunque, Va non so bene, facciamo come. altri. Sì, abbiamo detto XXL. Lo so, ragazzi, purtroppo XXL ci vuole il manone. E che c'è dentro il vacuo? Non ho E come fai? capito. Non lo Vabbè, lo vedo molto, non lo so. so. Schiacciato un po' in mezzo. Schifoso. Perché è schifoso? Mettiamo il ragù, te lo metto io. Non troppo, visto che non hai fatto chissà che socco. Mettiamo un pochettino di mozzarella. Ma poi come lo faccio a rotolare? Non si arrotola, amore, non è un rotolo. Ok, e adesso devi metterci il riso di sopra. Vai, Vai, vai. Mamma mia, che chef disastroso. Allora, senti, adesso gli dovresti dare la forma di una palla. Per
perché così se no è una schiacciatina. Dai ragazzi, è XXL ed è stato bravo, dai. Adesso proseguo io, meglio, tu rimani con la palla invocata. Allora, inizio ad aggiungere a filo poco poco l'acqua, altrimenti poi si creano i grumi e non viene una pastella tanto bella. Ecco la pastella, guardate la consistenza, come deve essere, abbastanza liscia. Allora amore, tuffalo. Cerca di, lo devi ricoprire. Ma giro? Sì, cercando di non rovinarlo. Ho cercato di recuperarlo perché l'ha fatto tutto rompere la pastella. Ora è un po' più piccolo. È un po' più piccolo e purtroppo. Vabbè, io l'ho panato anche nel pan grattato. Faccio, penso che ne escano massimo altri due. Ci rivediamo tra poco per la frittura. Sto friggendo gli arancini, questi sono i primi due, questi sono gli altri due, c'è quello, diciamo, XXL, che qualcuno ha sbagliato, e l'altro. Ecco qui i nostri arancini fritti, belli pronti. Io comincio con uno. Ecco l'XXL. Lo riconoscete? Eccolo che sono riuscita a salvare in extra. Abbiamo spiegato il perché è un po' più piccolo. Doveva essere più grande, lo so. Ci vuole una bella ma palla. Per colpa di chef Scannavacciuolo. Ha scannato l'arancino, perciò. Buon appetito ragazzi. Buon appetito, anche se noi abbiamo già mangiato la pasta. Ragazzi, giusto? Noi ci siamo mangiati una pasta, non vi dico buonissima. È avanzato il ragù alla bolognese, ovviamente. Potevamo mai non... Non è che aspetta? No, vabbè. Potevamo mai non approfittare. Eccolo. Io ve lo apro, ve lo faccio vedere. A parte che è incandescente, si vede il fumo, quindi... Sì, ormai l'hai mangiato, che cosa vuoi fare che soffi? Comunque, ragazzi, avete visto? Il primo cookbang è fallito. Quindi non so, dobbiamo ritentare con qualcosa, non lo so, di ancora più facile, ma nemmeno, perché dovevi solo panarlo, amore. Quindi non ho idea. Se volete darci dei consigli, magari su certi piatti che secondo voi questo grande chef potrebbe portare a termine, dateci qualche idea, vediamo un po'. Buono. Scotta, ma è buono. Poi ragazzi, per chi ci conosce, sa benissimo che gli arancini hanno... Ho scelto gli arancini apposta come prima ricetta, ecco, da fare insieme. Spaziale. La prossima volta devo provarli a fare cacio e pepe. Perché ti ricordi... Quelli che abbiamo provato, vabbè, erano supplì, non erano arancini. Però erano buonissimi quelli che abbiamo provato a Roma un po' di mesi fa. Magari vi lascio il video nell'info box. Ed erano buonissimi. Poi la panatura è bella croccante. Sì, si è fritto bene. Ho fatto dorare il giusto. Li ho fatti tutti io comunque, ho sbagliato ma li ho fatti tutti io. Era per te, buttavamo tutto. Poi non ve l'ho detto, io ho usato un riso Carnaroli perché non avevo il riso Roma, però col Carnaroli vi posso garantire che è buonissimo lo stesso. Il riso è uscito perfetto ragazzi, infatti quello avanzato lo sono mangiato io. Penso che non avessero dubbi. Io dovrei mangiare questo enorme. L'hai fatto tu? Comunque queste sono arancine. Credo di sì. Non mi ricordo più. Da quando abbiamo fatto la 24 ore che ci è stato spiegato ampiamente da voi siciliani, ma me ne sono dimenticata.
Mi sa che quelle tonde si chiamano arancine. Sì, e quelli curvi. No, coni. Coni. Corn, curvi. Ragazzi, sto pieno, eh. Tra un po' mi arrento. Noi ci siamo fermati. Io a uno, mio marito a uno e mezzo. Basta. Comunque sono ottimi. Sì. Speriamo che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like, condividete il video e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi!